Ciao a tutti e a tutti, benvenuti in questo nuovo Luxmas. Non un video ma un Luxmas, che ricordi? Come avrete letto dal titolo, oggi sono tornato con il primissimo video di dicembre, il primissimo Vlogmas che io chiamo Luxmas, che però, a differenza degli altri anni, sarà un po' diverso, perché appunto non usciranno i video tutti i giorni, perché sapete quanto ci metto ad editare, sapete quanto ci tengo a portarvi dei contenuti fatti bene e non per buttarli lì a caso. Ma usciranno due volte a settimana, ovvero il martedì e il sabato. Vi metto qui il calendario, così insomma potete segnarvi le date di quando usciranno questi video. E la cosa più importante è che farò la stessa cosa che ho sempre fatto gli altri anni, ovvero in ogni video sceglierò qualcuno nei commenti da salutare. Quindi se tu stai guardando questo video in questo momento e vuoi essere salutato nel mio prossimo video, o meglio nel mio prossimo Luxmas, commenta qua sotto con Luxmas, salutami e il tuo nome, e chi commenterà più volte avrà la possibilità di essere salutato nel mio prossimo video. Insomma, avete già visto di cosa si tratta questo video, quindi direi di non perderci in chiacchiere e di lasciarvi alla mia morning routine productive in Christmas mood. Quindi iniziamo. Iniziamo cosa? Cosa iniziamo qui? È uscito un nuovo merch. Questo qui, Better Than The Ivy, che non so se si leggerà, però insomma è uscito il mio nuovo merchandising. Qui sotto nell'info box vi lascio il link per andare sul sito ufficiale per prendere uno dei pezzi di Better Than The Ivy. Adesso vi lascio davvero il video. Direi di dare il via alla sigla. Beh, buongiorno. Sì, diciamo che il buongiorno si vede dal mattino. E questo sono io più o meno tutte le mattine. Insomma, mi sveglio, mi sgranchio le gambe e poi decido di tirarmi su e di alzarmi ufficialmente. Dopo essermi alzato, mi dirigo verso il bagno, proprio perché devo togliere la mascherina che porto durante tutta la notte. Oh, che schifo! Schifo! Sì, il dentista ha detto che la devo portare per non mangiarmi i denti la notte, però questo è un altro discorso. E qui mi cago sotto perché mi rendo conto di aver usato l'acqua calda e il dentista ha detto mai acqua calda sulla mascherina. Dopo aver sciacquato per bene con il colluttorio, decido di aprire la custodia della mascherina, ma Luciano è al contrario, ogni volta sbagli, è al contrario. Bravo, così è giusto. Brava! E dopo aver fatto dei soavi gargarismi, posso tornare in camera mia. E quando torno in camera mia, che cosa faccio? Mi bevo un bel bicchiere d'acqua fresco. E per quanto io sembri un Sims con questi spasmi, sforzarsi a bere un bicchiere d'acqua di prima mattina fa molto bene, quindi ve lo consiglio. Ora che sono bello sveglio, direi che è ora di cambiarsi. Ciao. Ciao. Buona scuola. Ovviamente dopo aver salutato mio fratello in maniera carina, dolce, tenera, prima che lui vada a scuola. Come dicevo, è arrivato il momento di cambiarsi, quindi devo prendere qualcosa di comodo perché adesso capirete il motivo per cui mi cambio. Quindi prendo un pantalone della tuta, una canottiera e una felpa per non avere freddo. Un pizzico di magia, bidi bidi bibu, Luciano qui lo stupido sei solo tu. Cambiato con questa transition meravigliosa, posso andare a prendere il mio tappetino per iniziare la mattinata con del bellissimo, sanissimo e, non ho altri termini, stretching. Sì, allora, lo ammetto che non lo faccio tutte le mattine, però devo anche ammettere che da quando lo faccio mi sento più alto, mi sono alzato di qualche millimetro. Ah, ma io sono furbo. No, tu sei coglio. A parte gli scherzi, può sembrare una cavolata, ma fare stretching di prima mattina serve tantissimo, soprattutto se poi ci si vuole allenare. È un vero e proprio risveglio muscolare. Sì, risveglio. Ah, ci siete cascati! Questa mattina particolarmente ho deciso di seguire uno stretching nuovo e diverso, che potete ben vedere che è un po' particolare. Mi sto giusto un po' contorcendo, tra poco mi si spezzerà la schiena. Mi raccomando ragazzi, se non siete allenati non ripetete queste cose a casa, perché non voglio che vi facciate male, non voglio avervi sulla coscienza. Dopo aver fatto stretching prendo finalmente per la prima volta nella mattinata il telefono in mano. Avrete notato che fino ad ora non l'ho mai usato, e questo è perché la mattina appena sveglio evito di usarlo. Leggo i vostri messaggi, guardo le storie dei miei amici e poi crollo. E no, no Luciano, non si fa. Niente nanna. Per l'ennesima volta mi cambio, mi metto qualcosa di più caldo e di più comodo e metto la felpa di Better Than The Hype. Trovate il link in bio. Ma perché non si accende? Beh Luciano, se clicchi off ovviamente non si accenderà mai, devi cliccare on. Ah, ho sbagliato a cliccare il bottone e cliccavo off. Bravo Luciano, sono proprio fiero di te. Bravo, ora andiamo a fare colazione.
Asta. Per colazione prendo il mio tosta pane. È al contrario. Ciao Samantha. Ciao Samantha. Per colazione mi preparerò il pane di segale tostato. Ciao mamma, dicevo che preparerò il pane tostato di segale e prima di tostare il pane devo capire come accendere il tostapane perché è la prima volta che lo utilizzo e non ci sto capendo un cazzo. Dicevo niente, non capisco niente, però ci proviamo lo stesso. Dopo 32 falliti tentativi, finalmente riesco a bruciarmi. Sì ragazzi, mi sono bruciato il dito, me lo sono proprio ustionato, non si vede ma sono bruciato. Cioè non sono io bruciato, anche, vabbè, mi sono bruciato il dito e sono bruciato insomma. Metto il pane nel tostapane, nel frattempo accarezzo il cane. Faccio due coccoline a Jackie. Sì, tranquilli che poi mi lavo le mani, questa è una cosa che faccio sempre. Bollo lui, boccini, piccolini, lui miri. Tranquilli, non gli faccio male, semplicemente lo coccolo, lo mangio. Ah, finalmente posso mettere la marmellata sul pane. È arrivato quel momento, dopo 32 anni posso mangiare la mia colazione. E metto appunto della marmellata di fragole. Prendo la mia tazza di Natale di Starbucks, il latte di soia e verso il tutto dentro la tazza. Wow, incredibile, è vero? Mamma mia, ho dei seri problemi. Aggiunto anche il caffè, posso andare a fare colazione. Immergo la mia fetta di pane dentro al latte, me lo magno. E nel frattempo magari giro su Instagram, continuo a leggere i vostri messaggi, guardo le news, i gossip, più i gossip che le news. Belli gli occhiali appannati, eh? Dopo aver fatto colazione torno in camera, metto a posto il mio letto, metto via il pigiama, lo piego, insomma sistemo tutto quanto come potete vedere. Wow che bello, wow stai facendo il letto, e insomma io sono ossessionato oltretutto dal letto, voglio che venga perfetto e quindi insomma ecco questo è quello che potete vedere. Io che rifaccio il letto, wow incredibile. E arriva una delle cose più importanti, ovvero lavarsi i denti. Mi raccomando ragazzi, lavatevi sempre i denti che è una cosa importante e fondamentale. Me lavo i dentini e poi mi metto a cantare una canzone prima di fare la skincare. Già ieri, vabbè. Basta cantare! Sì, ecco, diciamo che mi lavo la faccia. Mi lavo la mia faccia con un detergente fatto apposta per la mia pelle e faccio appunto skincare, che è molto importante. Ed è arrivato il momento di allenarsi, sì, per essere fighi, bellissimi, atletici. E incominciamo a fare il mio allenamento dove mi spacco la schiena e il culo. Cuore, il cuore, mi spacco il cuore dalla gioia, mi esplode il cuore per quanto mi alleno. Sì, mi esplode veramente. Insomma, faccio le solite cose, push up, flessioni, addominali, faccio diversi esercizi per gli addominali. E fatemi sapere se volete vedere magari un video dove ve ne parlo, dove vi spiego qual è la mia workout routine. Fatemelo sapere lasciando un bel like. Ci prendiamo anche un momento per respirare. Poi continuiamo con l'allenamento. Non so se avete mai seguito gli esercizi di Chloe Ting, ma questo esercizio, l'up and down plank, non vi fa sentire in paradiso, vi ci manda, ma all'inferno. Ci vediamo all'inferno, pezzo di merda. Mi sono messo a dormire mentre mi stavo allenando. Una volta aver finito di allenarmi, vado a farmi questa benedetta doccia, finalmente. Apro l'acqua, prendo l'accappatoio e mi butto, mi fiondo sotto la doccia. E una volta finito mi pettino i capelli, pronto per iniziare il mio concerto. Sei tranquilli, è tutto normale, sto bene. Mentre continuo ad ascoltare canzoni e a cantare, mi asciugo per bene i capelli, soprattutto durante l'inverno, perché non vogliamo ammalarci, giusto? Si torna in camera e si prende qualcosa da mettere addosso. La prima cosa sono le mutande, mi spoglio e... Il mio armadio, prendo qualcosa di caldo da mettere perché appunto fa freddo e metto una delle felpe del mio merch. È da un po' di tempo che la mattina mi metto a scrivere su questa agenda le cose che devo fare durante la giornata, e quindi la mattina le rileggo oppure appunto altre cose. Tipo qui stavo scrivendo: caro diario, che giornata di merda. Bevo l'acqua tantissima, non so perché bevo tantissima acqua, e poi faccio anche tantissima plim plim. Mi metto al computer, leggo un po' di mail, scrivo un po' di cose, cerco un po' di cose. Qui c'è il dietro con la bua. E poi se non lo faccio la sera, la mattina cerco di sistemare un po' tutta la camera. Anche perché non mi piace vivere nel disordine, quindi preferisco sistemare tutto. Prendo, sposto, pulisco, riordino, sistemo, alzo, arrotolo. Metto via tutto quello di cui non ho bisogno, perché sennò rimane tutto quanto fuori ed è inutile. E dopo aver fatto ciò, arriva la parte migliore: scaldare la voce. Mm-hmm.
Vabbè, lasciamo stare il riscaldamento della voce. Dopo aver riscaldato la voce mi metto sul letto. Se devo editare un video lo edito, altrimenti organizzo la mia giornata, scrivo a qualcuno, faccio FaceTime con qualcuno. Oppure in questo periodo faccio una cosa: ascolto canzoni di Natale. Ragazzi, vabbè, insomma, avete capito, dopo aver dato prova dei miei problemi mentali, la mia morning routine, possiamo farla finire anche qui. E niente, quindi, questo video finisce qui. Spero davvero tanto che questo Luxmas vi sia piaciuto. E se è stato così, fate diventare quel pollice blu. Commentate, iscrivetevi al canale se siete nuovi, attivate le notifiche per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Non so perché uso sempre la mano, gesticolo sempre tipo... Condividete il video con tutti i vostri amici. Qui sotto vi lascio sempre tutti i miei social dove, se volete, potete seguirmi. Io vi mando un bacione fortissimo e noi ci vediamo molto presto con un nuovo video. Mua. Ciao!